Comincerete dal Pescara perché la lunga attesa, perché insomma questo intervallo, pausa forzata, è durato questo intervallo 12 giorni, venerdì di nuovo in campo il Pescara, prossimo impegno sul terreno della SPAL, una SPAL in crisi di risultati e di gioco, 5 KO nelle prime 9 giornate di campionato, il tecnico Andrea Dossena è sulla graticola, potremmo dire così perché si gioca la panchina, venerdì prossimo alle 20:30 comincerà questo incontro molto importante, il Pescara è ancora in testa, malgrado questa pausa forzata, sì, è stata agganciata la squadra di Baldini da due squadre che hanno approfittato, diciamo così, della circostanza vincendo le rispettive partite. L'Entella a Perugia e la Ternana in casa ieri sera proprio con l'Ascoli per 3-1. Per quanto riguarda il Pescara c'è la novità, o meglio, la buona novella che riguarda Meazzi. Meazzi oggi non si è ancora allenato con il gruppo, ma rientrerà domani. È accusato una lieve distorsione della caviglia sinistra nella seduta di venerdì pomeriggio, non ci sono problemi, dunque c'è il recupero di Meazzi che sarà presente nel match di Ferrara. Il programma lo ripetiamo ancora una volta venerdì alle 20:30, domani rientrerà in gruppo Meazzi, l'unico assente è lo sfortunato Lonardi che domani sarà operato a Brescia dopo il grave infortunio al ginocchio patito nel match con il Carpi dello scorso 30 settembre, rottura del crociato sinistro, ne avrà per almeno 6 mesi. Detto questo, parliamo anche del Pineto perché è cominciata comunque bene col sorriso l'avventura di Ivan Tisci sulla panchina della squadra del presidente Brocco. Ieri un pareggio importante sul campo della Vis Pesaro dopo 2 KO consecutivi. È stato premiato l'atteggiamento del Pineto che ha lottato, ha sgomitato, ha anche sbloccato il punteggio con un gran gol di Bruzzaniti, sempre lui, quinta rete stagionale per il Classe 2000 che è arrivato in prestito dal Crotone in estate. Poi c'è stato il pareggio di Orellana. Adesso il Pineto avrà un po' più di tempo per preparare il prossimo confronto, meglio lo avrà Ivan Tisci che prima di questa partita ha allenato soltanto 3 volte, 3 sessioni di allenamento perché è stato ufficializzato giovedì scorso, quindi avrà una settimana intera. Il Pineto giocherà lunedì prossimo, quindi tra una settimana, il posticipo con il Campobasso in casa alle 20:30. Passando invece per le altre abruzzesi di Serie D, c'è da dire che la Chieti è stato fermato in casa dall'Isernia, o meglio, è stato fermato dal portiere dell'Isernia perché il Chieti avrebbe meritato senza dubbio la vittoria. Un pareggio che però non va a pregiudicare il primato in classifica, è sempre in testa il Chieti in splendida solitudine. L'Aquila fa un po' fatica fuori casa, finora soltanto 2 punti in 3 partite. Ieri 1-1 sul campo dell'Atletico Ascoli. Avanza il Teramo Marina, 3 successi consecutivi per la squadra di Marco Pomante, è una neopromossa e domenica ci sarà una bella sfida all'Angelini di Chieti tra Chieti e Teramo che evoca scontri importanti in Serie C, stiamo parlando di qualche anno fa. Il Notaresco, ancora una sconfitta per la squadra teramana in trasferta sul campo della Recanatese, mentre finalmente Avezzano, è proprio il caso di dire così, l'Avezzano che si è sbloccato con il neo allenatore, ha vinto 2-1 a Termoli, sono i primi punti stagionali per la squadra marsicana. Tu che hai una memoria prodigiosa, Addirittura non esageriamo. sì, lo so, soprattutto insomma, poi per il calcio, Sì. voglio dire, per questo settore. Il Chieti e Pescara, prima, anche se in due campionati differenti, a memoria, cioè, sono stati già dei momenti o Beh, Chieti e Pescara sono affrontati l'ultima questo volta. momento, no, proprio prima nei rispettivi campionati Ah, beh, guarda, adesso mi fai una domanda e mi metti in difficoltà, devo andare a prendere qualche almanacco, però effettivamente questa è una bella cosa. È una bella cosa perché poi a Chieti si è ricreato l'entusiasmo, Sì, no? Con questa certo. nuova proprietà. Ieri stadio gremito in ogni ordine di posto, Anche la quindi festa, la sì, musica, cioè sì, un modo veramente diverso anche un per bel andare allo clima, un bel stadio. clima. Stessa cosa dicasi a Pescara, abbiamo detto tutti ormai, insomma, ci siamo anche stancati nel dirlo, ma forse meglio di no, stancati no, anzi ci fa piacere rimarcarlo, l'effetto Baldini. L'effetto Baldini Famoso. che continua a produrre i suoi effetti. E poi Pescara è primo, ma raggiunto, ma ha una partita da Ha una gara recuperare. da recuperare, giustamente, l'hai fatto notare ed è giusto ricordarlo perché deve recuperare la sfida con il Milan futuro che è stata rinviata in questo turno di campionato perché il Milan aveva diversi nazionali impegnati nelle rispettive selezioni. Questa gara Pescara-Milan futuro sarà recuperata il 21 novembre, che è un giovedì, quindi un infrasettimanale, all'Adriatico Giovanni Cornacchia alle 20:45.